Ditemi tutto. Diciamo che non è tanto la difesa, è proprio la fase difensiva globale della squadra che non è neanche mai tanto cambiata, perché diciamo che quest'anno è stata la nostra prerogativa, quella che ci ha fatto fare magari qualche punto in più, proprio il fatto che tutti si sacrificano per prima cercare di difendere la nostra porta, dagli attaccanti ai centrocampisti, tutti si danno l'anima. Si è visto, la partita emblematica è stata proprio contro il Perugia, che abbiamo cercato proprio di annullare i loro punti di forza proprio per poi cercare di vincere la partita in un episodio, come capita spesso in questo campionato. Però ecco, credo che questo, per questi tre quarti di campionato, sia stata la nostra forza, proprio questa compattezza, questa voglia di non prendere gol e poi cercare la prima occasione per farlo. Infatti è proprio quello che è mancato, quel pizzico di fortuna, quel piccolo episodio in più che è mancato nel periodo appena finito il mercato di gennaio, in cui magari c'è stato un po' di rallentamento nei risultati, ma è stato proprio... ma sai, è difficile comunque. Ho visto nella mia pur breve esperienza, ho visto poche squadre che riescono comunque a difendersi benissimo, prendendo pochissimi gol e facendone tanti. Bisogna trovare un equilibrio che è veramente straordinario, quindi molte volte quando spendi molto, come facciamo noi per correre, per comunque dannarci sempre l'anima, qualcosa lasci, ecco. Però ecco, nelle ultime partite siamo riusciti comunque a trovare il guizzo che ci ha fatto vincere la partita, non ci è riuscito domenica, però ecco, qualcosa comunque bisogna lasciare, secondo me, è anche fisiologico in quel senso. Sì, ma ecco, non credo neanche che sia un problema, cioè è vero che lo scopo del calcio è quello di fare gol, però, e di dare spettacolo facendo più gol possibili, però ecco, bisogna considerare che spendiamo tanto in un sistema di gioco noi, e in un modo di approcciarci alla partita che non è facilissimo poi riuscire a fare gol e offrire chissà quali spettacoli, anche perché non vedo, soprattutto in questo girone, ma in questo campionato, anche nel girone A, non vedo squadre che fanno un calcio spettacolare, ecco. No, infatti questo si vede, tante squadre che hanno magari molti più gol di noi o sono sotto, comunque sono lì con noi, ecco. Io credo che questo campionato, io mi ricordo l'Avellino di anno scorso, per essere, ecco, per usare un esempio, ha vinto il campionato meritatamente, però era una squadra che non si inventava niente, palla lunga, c'erano due attaccanti che facevano la differenza, una difesa che prendeva pochi gol. Ho sempre sentito, ho sempre visto, ho guardato numeri di squadre più forti della mia dove ho giocato, o di giocatori che guardo per migliorarmi. Ho sempre visto che se vinci il campionato o fai dei campionati come si deve, tutto parte da una buona fase difensiva globale della squadra, e così è sempre stato e penso che sempre sarà, soprattutto in campionati di Lega Pro come sono i nostri, ecco. Senti, a proposito di fase difensiva, è cambiato qualcosa ultimamente, no? Insomma, il mister ha portato qualche modifica, tu hai ricominciato intanto a giocare come giocavi l'anno scorso, sì. Insomma, qual è la posizione in cui ti trovi meglio, probabilmente questa, no? Ma sì, perché proprio ora avete imparato a conoscermi, anche le mie caratteristiche, essendo qui quasi da un anno e mezzo. Sì, io sono arrivato proprio per ricoprire quel ruolo lì che è di quinto, di laterale, tutto fascia, cercando di dare una mano dietro e anche in avanti, di fare da congiunzione per le due fasi. Però ecco, sì, quella è un ruolo che mi piace molto, però il mister Cozza l'anno scorso ha cercato molte volte di mettermi anche terzo dietro, che io cerco sempre di dare il massimo e di mettermi a disposizione per tutto quello che mi viene chiesto. Poi
si fa quello che ci viene chiesto, non c'è nessun tipo di problema, cercando sempre di farlo ovviamente nel migliore dei modi, ci mancherebbe. Io mi dico sul tuo campionato personale, forse all'inizio non ne stai, sei stato un pochettino, non sei soddisfatto di come stai giocando, come Ma si può, io dico che anche quando si fa sia cose buone che cattive, si può sempre fare meglio. Sicuramente in molte partite ho fatto il compitino, si poteva fare sicuramente qualcosa in più, in tante partite sicuramente. Il mio campionato non lo giudico negativamente, secondo me, anche perché sono un giocatore che, come ho sempre detto, cerco sempre di aiutare la squadra, comunque è uno che non ho, come sapete, qualità che possono far vincere le partite da un minuto all'altro, quel guizzo, quelle qualità tecniche che hanno i cosiddetti, come si dice adesso, top player. Però ecco, cerco sempre di dare una mano alla squadra e quindi quello che faccio io va poi a unirsi a quello che di positivo fa la squadra, quindi molte delle mie prestazioni vanno a seconda di come va la squadra in quella partita, però sicuramente il mio campo posso fare sicuramente di più e in molte partite non sono soddisfatto anche perché è un'età in cui riesco ad autocriticarmi e so che si può fare meglio, in partite sono andato bene, in altre meno bene, però da qui alla fine devo fare il massimo come ho sempre cercato di fare per dare una mano alla squadra. Ecco, onestamente però sei uno di quelli sempre presenti, nel senso che hanno grande fiducia in te, Brevi e comunque l'intero staff tecnico, visto che quando sei stato bene praticamente hai giocato sempre, anche a sinistra. No, infatti per quello, cosa posso dire? Infatti proprio per quello io cerco di allenarmi, di dare l'esempio tutti i giorni, perché proprio con quello che dimostra lo staff tecnico nei miei confronti, ma anche i miei stessi compagni, non posso stare tanto lì a pensare se devo fare qualcosina. Quello lo penso da solo, guardandomi allo specchio tutti i giorni. Le paranoie già me ne faccio abbastanza per me, quindi devo pensare sicuramente a allenarmi, a dare il massimo, a dare l'esempio e poi in queste 7 partite che mancano sicuramente sempre di più perché sono per noi fondamentali, c'è tanto da qui alla fine da giocarci per tutti perché c'è chi è in scadenza come me, chi si vuole mettere in luce. Possono essere 7 partite che ci possono cambiare prospettiva, quindi Ci bisogna. credete alla Serie B? Se non ci credessimo non saremmo qui, credo, anche perché vediamo che in questo campionato succede di tutto ogni domenica. Io non avrei mai pensato che il Lecce avesse perso a Viareggio, che il Frosinone vincesse partite complicatissime, pareggiasse a Benevento, poi perde a Barletta e a Pontedera. Che il Perugia, dopo aver vinto a Lecce, ha un periodo di calo di forma e di testa. Quindi il complicato di questo girone è proprio il mantenere i nervi e la testa salda ogni domenica, perché può succedere veramente di tutto. Sei partite, una serie di 6 partite, ora capita questo grossetto che bisogna vincere. Come tutte le domeniche bisogna provare a vincere, però non è mai così semplice e poi tramutarlo in campo, perché come ho detto sono partite complicate, anche perché Grosseto è una delle squadre che vuole lottare per arrivare a quel nono posto utile per i playoff, è una squadra che ha cambiato per l'ennesima volta allenatore, che tra l'altro io conosco, l'ho avuto come allenatore, uno che motiva molto i propri giocatori, la propria squadra. Quindi sarà una squadra che verranno qua sicuramente prima di tutto per non prenderle e che poi nel mercato di gennaio secondo me ha fatto dei buoni innesti soprattutto davanti con Marotta, Ferretti, hanno preso dei giocatori comunque che per la categoria sono importanti, quindi bisognerà stare molto attenti a Grosseto secondo me, anche perché viene da un risultato non facilissimo in casa con la Salernitana comunque. È un buon risultato della Sanità, adesso se non è la squadra più in forma del campionato poco ci manca.